Dalla cui mente e mani nascono scuole, chiese, ospizi, ovvero futuro, preghiera e solidarietà. Se, come lui, molte altre persone avessero aiutato veramente il territorio intorno a noi, la miniera, i paesi, tutto. Complimenti, complimenti vivissimi. E ora, come direbbe il presentatore, d'aiuto ha ricevuto, c'è chi d'amore non ne ha mai saputo, c'è chi con studio e conoscenza ha sconfitto la prepotenza, c'è chi grazie alla sua bontà ha vissuto con felicità. Sì, sì, sì.